commissario Zuzzurro è sempre in ritardo, perennemente. Ma prima o poi arriverà. Sempre, perennemente in ritardo, maledizione a lui. Ma commissario... Ma commissario Zuzzurro, che cosa sta fumando? Ah, non lo so. Sono passato davanti a una scuola, un bambino di 8 anni mi ha detto, vuoi una cicca? C'è. Ossa come forza. Commissario Zuzzurro, il capo ci ha affidato un nuovo ed importantissimo caso, ha capito? Sì, va bene, ha puntato Mennea, ma no, fermo. Facciamo un altro record. Stavo dicendo che bisogna dirigersi al Museo d'Arte Moderna. Sì. Assolutamente, sì. Velocissimamente, ha capito? T'accompagno in centro. Ma io veramente... Facciamo questi due passi così, facciamo... Commissario Zuzzurro! Cosa mi farà? Sembrava di fare la strada a Milano. Ma... Commissario Zuzzurro, lei se ne intende di arte moderna? Come no? L'arte moderna, guarda, è sottuscio. È composta, si fa, con il vetro, il ferro, la plastica, le lampadine colorate e i fili elettrici. In pratica è un'automobile. Solo che nell'automobile i critici non ci hanno ancora trovato il significato e lo spirito dell'artista. Commissario Zuzzurro, nella nostra città è arrivato un dipinto importantissimo. Ho capito tutto, sono troppo intuitivo. Noi dobbiamo andare al museo e tenerlo d'occhio. Giusto. Così quando lo rubano tutti dicono, come cacchio hanno fatto che c'era lì la polizia? Imbecille. Siamo di già al museo. Ridi, ridi, ma qui c'è il quadro. Tu che ridi, prova a venirlo a rubare, dai. Avanti, dai, avanti, vieni, vieni a rubarlo. Se ci riesci che c'è qui la polizia. Dai, avanti, vieni, vieni, vieni. Bello. Bello un tubo, fai il rufiano che ti curo lo stesso. Bello. No, dicevo bello. Ah, sei tu, Gatto, ciao. Dicevo bello il quadro. Quadro? Ossia, il famoso... me l'hanno fregato e non me ne sono accorto. Dicevo il famoso dipinto Donna nuda dietro la porta. Donna nuda? Dietro la porta? Quale donna nuda, Gaspare? La donna nuda dietro la porta, lei capisce? Che questo quadro è la sintesi dell'interesse per la donna dell'artista. La porta rappresenta il blocco del subconscio, oltre la porta c'è il futuro. Come ti chiami te? Stai attento, Futuro. Lei, commissario, lei che appartiene al popolo, non è un critico d'arte. Mi dica, lei cosa ne pensa di questo dipinto? No, no, cosa ne penso io. Facciamo cosa ne pensano loro di questa donna nuda dietro la porta. Facciamo cosa ne... Ostia, però. Da capo. Cosa ne pensa di questo quadro? Da capo che quando fumo io... Da capo. E no, per me è un falso. Lei capisce, commissario Zuzzurro, che questo quadro, per la sua complessità di interpretazione, ha fatto impazzire la critica. Ma va? E ci credo. Capisce? Uno arriva qui al museo e legge donna nuda dietro la porta. Poi apre e c'è. Futuro! 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 Gaspare, sono rimasto senza futuro. Sì, pronto. Pronto? Sì, parla, parla, disgraziato. Perché non vuoi parlare? Parla, sì, ben gentile. Se lo scappo mi becca sempre. Sì, come? Un attimo, Gaspare, sì. Nudo. Sì, pronto, capo, sì, capo, il quadro. Sì, Gaspare, nudo. Gaspare, nudo. Se no, lo dicevo, Gaspare, sì, sì, capo, come il quadro. Sì, se... Gaspare, sei nuovo? Sì. Vuoi fare carriera? Sì. Zitto e nudo. Giusto, Gaspare, sì, sì. No, il quadro è sempre qui, al museo, sì. Sì, è sempre qui. Come? Com'è la donna nuda? Ah, la donna nuda è... Capo, è... La... Non lo so io, cosa ci vuol fare? La donna nuda, sa com'è? È l'arte moderna, va interpretata, capo.
Sì, non si preoccupi, il commissario Zuzzurro è ben gentile. Vabbè, ciao Gaspare, ci vediamo alla prossima biennale, eh? Ciao. Thank you.